Io non ho mai creduto nei miracoli. Concia, mangia. Ti ho fatto i maccheroni come ce li faceva mamma. Da Rugord. Ti ricordi tu? Diceva mamma che te ne nascondevi sempre un po' in tasca per darle ai gatti. È vero, Concia? Concia, mangia. No, Mari, non ce la faccio. Essendo come tanti aghi. Dappertutto, soprattutto nella pancia. Non mi danno pace. Concetti, ma lo sai cosa ti ha detto il dottore? Devi mangiare cose buone, che ti danno forza. E questo è il sugo fatto con la carne. Sì, lo so. Io ci provo, ma si curasse con il cibo la peritonite tubercolare, io ne mangerei a quintali. Ne mangerei fino a scoppiare, pure questo farei. Basta. Mari, dobbiamo andare in chiesa. E che c'è andato a fare in chiesa? Rimani qua e chiamiamo il dottore. E poi ti devi riposare. Hai capito o no? Buonasera. Buonasera. Certo. Concettina è ridotta proprio male. Maronna, che peccato. Buonasera. Buonasera. Mamma, mamma, ha la pancia come un palloncino. Fra poco se ne volerà via. Andò, tu l'hai vista a Concettina, tiene tanta una panza, pare proprio che ha davvero un creatore. Marì, aspettami là. Concettina, cosa, cosa fai tu qui nelle tue condizioni? Non dovresti sprecare le tue forze. Io sono venuta a chiedervi a quale santo devo chiedere di farmi morire. Non dire così, tu devi vivere. E questa per voi è vita? Aspetta. Don Mariano Alciero non è ancora santo, ma un giorno lo diventa. È nato a condursi come noi ed è vissuto qui per un breve periodo. Parlagli in dialetto, parlagli come vuoi, ma con fiducia. Non gli chiedere di morire, ma di rafforzare la tua fiducia. Sai, la fede è come un pilastro. Sostiene tutte le nostre intenzioni. Le fa diventare realtà. La fiducia non la puoi vedere, non la puoi toccare, eppure è più forte di un tornado. Spazza via tutti gli ostacoli. Chiedi a Don Mariano che ti dia la forza di far accadere quello che deve accadere. Mi capisci? E ora vai. Vai a riposare. Don Salvato, grazie. E prega. Grazie. La fede è come un pilastro. La fiducia è come un pilastro. Maria. Maria. Eccomi. Questo lo voglio tenere con me tutte le notti. Paura che si consuma. Tu sei brava, cucini una custodia. Un bel abitino. Un abitino? Ma non si sciupa, non ti preoccupare. No, è meglio. Ti prego. E va bene. Dottor, buongiorno. Ciao Maria.
Congetti, sta dormendo. Dottore, ma quando addormento? Io non dormo quasi mai. Congetti, bella. Pare è venuta Peppinella a fare la siringa. Sì, dottore, è venuta. Va a fare il caffè? No, ma l'ho già preso. Dammi il metro, per cortesia. Che hai qua? No. Mettiamo solo un comodino. Solo un momento. Solo un momento. Non ti preoccupare, Concetti. Concetti, buona giornata. Dottor. Ecco. Grazie. Salvatore, Concettino si è aggravato. L'addome è cresciuto. Bisogna prepararsi al peggio. Non dite così, dottore. Ci sarà qualcosa che ancora possiamo fare? Sta facendo lei. Sta pregando. Però scusate, dottore, voi siete un uomo di scienza. Se non la guarite voi, non credo che la preghiera... Almeno muore serena. Fatevi forza. Buonasera. Buonasera, dottore. Il dolore è troppo forte. Coraggio, ti ho fatto la camomilla. Il medico l'abbiamo chiamato, ma non ci sta. Non ce la faccio più. Tieni, Conce, coraggio. Conce, tieni anche questa. Io questa tengo già. Non l'avevi vista? No, non me ne ero accorto. Grazie, Sabato. Data da te mi fa stare meglio. Sabato, sembra addormentata. Ma lei non dorme mai, forse in coma. Concetti? Concetti? Sabato? Che è? No, niente, niente, dormi. Sono guarita. Sto bene. Concetti, che dici? Sono tua sorella, Maria. Mi riconosci? Guarda, non ho più la pancia. Nemmeno il dolore. Concetti, oh madonna mia. Salvatore! Corri, Salvatore! Salvatore, corri, Salvatore! Che c'è? Non è più gonfia. Un miracolo! È stato un miracolo. Io già lo sapevo. Concettina ha avuto un miracolo. Concettina è guarita. È un miracolo. Concettina ha avuto la grazia. Che bello. Vado a ringraziare Don Mariano. In una notte l'addome è tornato normale. Non ci fu uscita di liquido. Il letto era asciutto. Come è successo?
Non chiedetelo a me. Dite, Don Salvatore. Donà, va a suonare campana a festa. Subito, subito, immediatamente. Andiamo a suonare sta festa, voglio. È vero, si tratta di un miracolo, anzi, di due. Il secondo miracolo sono io, che non avevo nemmeno un po' di fiducia che un miracolo potesse accadere. Ed ora sono qui a raccontarvelo.